Cliccare su Aprire gestione progetto. Scegliere un progetto o scegliere di importare un progetto da un file e da una cartella salvata sul PC. Una volta importato, scegliere il progetto e cliccare Aprire. A prima vista è sempre in pianta. Possiamo zoomare con la rotella del mouse, possiamo spostare tenendo cliccato il bottone del mouse spostando a destra e a sinistra. Sulla sinistra abbiamo tutti i piani attivi. Attualmente abbiamo solo il piano della pianta standard. Possiamo attivare anche una visione in 3D e l'avremo come visione 2. Possiamo ritornare alla visione in pianta cliccando il bottone 1. Possiamo scegliere di passare a una visione parete cliccando il bottone visione del componente, selezionando successivamente il piano di costruzione. Notiamo che abbiamo tre pareti e possiamo avere la possibilità di vederle tutte e tre una a fianco all'altra, di chiuderne qualcuna, di ingrandirne solo una. A scelta possiamo muoverci in questo ambiente di visualizzazioni delle varie finestre. Dalla pianta andiamo ad esempio in una parete, in parete 4. Col comando selezione del disegno possiamo scegliere di passare da un piano all'altro o da una parete all'altra cliccando con le relative frecce. In parete possiamo utilizzare uno strumento comodo che è il controllo per la visualizzazione di eventuali quote cliccando un punto di partenza ed un punto di arrivo. Vediamo una distanza in X, una distanza in Y, un angolo ed eventuali altri dati. Per esempio, per una distanza inclinata abbiamo la possibilità di visualizzare la distanza inclinata, la distanza in X, in Y, l'angolo rispetto all'orizzontale e altri parametri. Andiamo per esempio in una vista 3D, abbiamo la possibilità di ruotare l'edificio in spazio per scegliere la posizione che più ci aggrada, per vedere quello che ci interessa. Abbiamo la possibilità, cliccando il bottone in basso a destra, chiudere in dissolvenza, disattivare alcuni elementi per valutare per esempio la presenza di eventuali lavorazioni come incastri, sia su elementi che su altri, oppure anche semplicemente per disattivare un po' di elementi e vedere cosa c'è dietro questi elementi. Col bottone revoca visualizzazione facciamo un passo indietro, col bottone indicazione componenti chiusi in dissolvenza riattiviamo tutti gli elementi disattivati. Altre opzioni di visualizzazione: abbiamo una visione nord, una visione sud, una visione est e una visione ovest, una visione dall'alto, una eventuale visione laterale. Abbiamo la possibilità di attraversare l'edificio. In basso a sinistra abbiamo delle indicazioni per muoversi anche con tastiera, avvicinandosi, allontanandosi, ruotandoci a destra e a sinistra. Abbiamo la possibilità di visualizzare l'elemento con diverse modalità: modello griglia metallica, spigoli nascosti, rappresentazione su superficie a colori, illustrazione texturata e così via. Abbiamo la possibilità di fare un esploso e chiudere l'esploso. Abbiamo la possibilità di inserire un orizzonte che potrà essere o neutro, oppure caricare un'immagine dal nostro desktop o da qualsiasi altra cartella presente nel PC per effettuare un'ambientazione su uno sfondo a nostra scelta. Con l'opzione di rotazione dell'edificio possiamo ruotarlo, possiamo spostarlo per posizionarlo nella maniera che più ci serve. Abbiamo la possibilità, selezionando visione legno singolo, di cliccando un elemento visualizzarne i dettagli di misure, quote, col menu che viene attivato del componente singolo, valutarne diversi particolari, diverse modalità di visualizzazione in base a quello che più ci interessa. Nella visione 3D, cliccando nuovamente inserire e disinserire orizzonte, possiamo tornare su una vista neutra. Altre opzioni possono essere, per esempio, in pianta,
quella di creare una sezione per verificare eventuali missioni interne, oppure una sezione orizzontale. Attualmente scegliamo una sezione verticale, clicchiamo un punto di partenza. In basso possiamo avere diverse stanze, per esempio attualmente è inserita quella che ci richiede un punto di partenza, una direzione, quindi un angolo, che possiamo digitare con la tastiera o cliccando col mouse, una lunghezza della sezione, una distanza della sezione dal punto selezionato, possiamo inserire per esempio 0 perché la posizione indicata ci va bene, e accettare con l'intasto invio della tastiera, selezionare da che parte vogliamo vedere la sezione, se da destra o da sinistra. E qui possiamo vedere una sezione, zoomare eventuali particolari, misurare eventuali particolari, tipo una distanza da uno spigolo ad esempio ad un incastro 34 mm. Altre opzioni possono essere quelle di visualizzare eventuali immagini salvate precedentemente create col software SEMA, non in versione presenter ma in versione completa. Scegliamo la stanza immagini, possiamo vedere un render creato col SEMA con un'ambientazione. Questa opzioni possiamo trovarle anche da questa finestra. Abbiamo diverse possibilità, scegliere progetto, in questo caso abbiamo una sola variante, potremmo averne altre, Altana con una copertura, senza copertura, banconi, non banconi. A scelta possiamo avere diverse varianti di progetto, possiamo avere diverse pareti, tetto, piano sottotetto, disposizioni travi, possiamo avere le pareti, ovviamente per vedere le pareti dobbiamo essere su un piano nel quale sono presenti delle pareti, cliccando qui possiamo vedere le varie pareti create, 3D sono delle eventuali visualizzazioni, profili a baini nel caso in cui abbiamo un tetto, immagini all'istanza di prima dove abbiamo visto un render. Altra cosa utile può essere progetti, nelle quali sono presenti delle anteprime di stampa, scegliamone una, clicchiamo aprire, per esempio possiamo vedere un'anteprima di stampa con il nostro cartiglio, due visioni laterali, un render, la pianta che possiamo zoomare scegliendo l'opzione di scala, quindi ingrandendo per esempio la finestra del render, rimpicciolendola, cambiamo una finestra di visualizzazione, stessa operazione, possiamo rimpicciolirla o ingrandirla, possiamo muoverla per centrare con questo pulsante, tenendo premuto spostiamo e zoomiamo, aumentiamo la scala o la riduciamo in base alle nostre esigenze, rispostiamo l'oggetto per una visualizzazione, possiamo procedere con la stampa attraverso la nostra stampante e possiamo anche chiudere questa finestra attualmente attiva come 6 con la X oppure bottoni chiudere finestra. Ricordo che possiamo sempre visualizzare più finestre contemporaneamente oppure con la classica visualizzazione delle finestre di Windows vederne solo una. Ulteriori opzioni possono essere quelle di selezionare sempre da questa posizione eventuali liste create precedentemente con la versione completa di SEMA. Clicchiamo aprire. Qui possiamo vedere una serie di liste nelle quali sono indicati la quantità dei componenti che costituiscono il nostro progetto, lunghezza, altezza, sezione. Possiamo cliccando formato scegliere altre opzioni. Come possiamo vedere nella versione di Presenter non abbiamo molti bottoni attivi, quindi le nostre scelte sono limitate, però qualcosa è sempre disponibile. Esempio, su una distinta elementi possiamo vedere altre opzioni del numero dell'elemento, la quantità, una denominazione, in questo caso la denominazione scelta non è stata curata per distinguere eventuali elementi, ma comunque abbiamo la possibilità di vedere un'anteprima dove abbiamo l'elemento quotato, sempre con le varie opzioni di visualizzazione
in base alle nostre esigenze che ci richiedono di verificare eventuali dati relativi all'oggetto. C'è sempre la possibilità attiva di eventuali misurazioni tramite il comando controllo, selezionando un punto, muovendoci, abbiamo la possibilità di avere distanze in x, in y, eventuali angoli di inclinazione.